Sublime Ingegno è il titolo del concerto dell'ensemble del Labirinto diretto da Walter Testolin, che ha concluso alla chiesa di Santa Caterina da Siena la prima parte della stagione musicale della Fondazione Pietà dei Turchini di Napoli. Per l'ultimo appuntamento in calendario si è reso omaggio all'arte di Josquin des Prez, celebrando i 500 anni dalla sua morte con una serata che ha colto in scena una nutrita compagine, arricchita per l'occasione, della partecipazione dei tenori dell'ensemble in canto di Partenope, magistralmente diretta e molto apprezzata dal pubblico, presente in gran numero nel rispetto delle norme Covid. Il titolo Sublime Ingegno deriva da un sonetto che fu scritto in onore di Josquin, che iniziava dicendo «Josquin, non dir che il ciel sia crudo e tempio, che t'adornò di sì sublime ingegno». E che testimonia che già in vita lui era conosciuto come il più grande compositore della sua epoca. E quest'anno sono i 500 anni della morte e diciamo che l'omaggio era d'obbligo. Applauditi per svariati minuti al termine tutti i protagonisti del concerto, dal maestro Walter Testolin ai cantanti in scena. La presidente della Fondazione Pietà dei Turchini, Federica Castaldo. È veramente una messa, è una preghiera proprio, che può essere tutto sommato considerata una preghiera per l'arte, una preghiera per gli artisti, una preghiera per i musicisti, è un ritorno di queste note e di questi artisti che hanno tra l'altro già suonato e cantato in questa, nella nostra sede in diverse occasioni, per un omaggio ad una figura straordinaria che sicuramente merita un'attenzione nel suo 500esimo anno dell'anniversario della morte, e noi siamo felici, insomma, di aver potuto tributargli questo appuntamento.